Buonasera ragazzi, e rieccoci tornati con un'altra live su Fortnite. Allora, cominciamo spacchettando. Ho tutto aperto, quasi tutto. Cosa ci sarà qui dentro? Beh, dai, una skin. Già che è una skin, sono un po' più contento. Allora, facciamo una cosa veloce e indolore. Salva il mondo, missione giornaliera e via. E poi andiamo subito sul Battle Royale, va bene? Ah, dimenticavo il mio carburante, il cibo, torno subito. Allora, stasera avevo proprio una 300 V-Bucks, così proprio. Grazie. Beh, possiamo anche non fare incarichi giornalieri allora. No, sto scherzando. Comunque, adesso saremmo stati a 2000, 3285 se non mi fossi comprato il balletto. Ma sti cazzi. Anche io ho diritto di togliermi qualche sfizio. Abbiamo due Lama Plus, cominciamo ad aprirli. Comunque, cioè, stasera avevo proprio voglia di schimicare. Allora, al supermercato mi sono preso due di queste. Una ho già finita, quindi mi è rimasta ancora una di queste da aprire e pure questi qua. No, aspetta, e pure questi qua. Così, stasera mi abbuffo come un maiale. Domani sicuramente mi avrò il diabete, probabilmente. Allora, scegli l'oggetto, la supermazza o questo. Questo va, che fa più danni. Tanto vabbè, cazzo me ne, li butto via comunque tutti. E sono uguali identici? Uguali, cioè come danno, perfettamente uguali. Minchia. Che mi dite? Va, facciamo questa, va. Siamo più figa. Tanto le butto comunque via tutte. Oh, oddio, 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 regà! Che culo di merda! Che culo di merda che ho avuto! Non ci credo, regà! Madonna! Bellissimo. Ora mi vieni magari pure a dire che a me manca il leader, cioè, mitico di quanto riguarda. Eh no, ma l'abbiamo già. Peccato, peccato, perché questo qua non era fatto male. Lo buttiamo qui dentro nel registro raccolta e via. Allora, stavo dicendo una cosa veloce e indolore, andiamo a farci un incarico giornaliero e poi andiamo dritti sul Battle Royale. Almeno che voi non vogliate godervi un po' di live su Salva il Mondo, rimango ben volentieri in tal caso. Comunque, questa mi manca. Allora, teniamo. Ma è una di quelle basi. Ah, ok, proprio così me lo dici. Ah, cominciamo 5. Perché non potevano fare 6? Vabbè. Ok. Dicevo. No, è natalizio, vero? Eroe avvoltoio? Oh, sono a 9 su 12 adesso, eh. Tanta roba. Diciamo così, esamino oggetto, facciamo. Perfetto. E via. Adesso, incarichi giornalieri. Qu quanti ne abbiamo? E questo. 60 V-Bucks. Easy, già easy anche il fatto che comunque ho aperto qua, mi ha lanciato 300 V-Bucks, proprio così a cazzo di cane. Allora, 60 V-Bucks, questa tre missioni però dobbiamo fare. Avete quella pistola, questa la cambiamo. Dammi una che me ne dà di più. No, sempre 50. Va bene. Qualsiasi eroe, niente. Ah, se faccio tre missioni con uno straniero, faccio sia quella dello straniero, sia questa qua di qualsiasi eroe. E quindi mi faccio 110 V-Bucks. Così, a cazzo. Comunque, bentornato, Kim. Tutto bene? Stazione arcade. Magari facciamo pure questa. Sono 50, 100, 160 V-Bucks. 160 V-Bucks.
E arriviamo a 45, 3145. Ah, esattamente 2000 ghost point. Ci sta. Puoi comprarti 4 ticket esattamente. Facendo punto esclamativo giveaway, ti esce il link ghost per parlare un porco di. Allora, ci puoi comprare o i ticket per l'evento dell'estrazione del giveaway. C'è qualcos'altro? Sì, esattamente. Punto esclamativo item o items per sapere quali oggetti sono nel negozio di Stream Elements. C'è il VIP permanente, che è il VIP, insomma, potete riscattarlo o con i punti canale su Twitch o con i punti di Stream Elements. Quindi è la stessa cosa però su entrambe le cose dove arrivate prima. Tutti gli altri item che vedrai sono solo sound effect. Quindi scream, VIP, no, aspetta, scream, banana, bestemmia 1, 2, 3 e quant'altro. Spoiler, bestemmia 1 e CAD. Allora, con i punti canale, quelli su Twitch, costa 200.000 punti. Con i punti di Stream Elements, che se ne fanno molti di più, avete un ratio di acquisizione molto maggiore. Se non sbaglio costa forse 300.000 o 400.000 punti, però penso che su Stream Elements lo andrò a rimuovere. Non venitemi a dire la solita cosa, ma 200.000 punti sono tanti, però anche perché una volta che avete il VIP permanente, io posso dare massimo 10 VIP permanenti, cioè 10 VIP, però io se lo do a uno gli rimane, quindi contate anche che posso darli a poche persone e li do a tempo indeterminato, per quello costano così tanto. E soprattutto il VIP permanente mi fa perdere dei soldi, perché se voi vi abbonate ci guadagno dei soldi, se io vi do il VIP avete come una sub, però non pagate. Se non sbaglio, costa 100-200 punti o qualcosa del genere. Facciamo così. Vi faccio vedere anche il comando redeem, in inglese, come dire, riscuotere. Costa 100 punti. Comunque, bestemmia 1 andrò a rimuovere perché è abbastanza cringe. Allora. Comunque, Giuseppo, bentornato! Tutto bene? Adesso sono su Salva il Mondo, perciò mi dispiace, però non posso farti giocare in questo momento, a meno che tu non hai salva. Mi faccio giusto 3 partite da fare 110 V-Bucks, 160 V-Bucks se riusciamo, e poi basta. Andiamo su Salva il Mondo e andiamo su Battle Royale. Giusto, Christian. Ma per me sei Giuseppo, anzi, Giuseppoz. Come dicevo ieri. Fammela sentire, please. Che cosa? L'hai appena sentita? No? Allora, nel frattempo vado un attimo su internet che c'è un sito dove mi dice tutti gli alert di Salvamondo, per vedere se oltre a quelle tre missioni ci sono altre missioni. Posso fare oggi abbiamo ce n'è una da 40 V-Bucks. Bene, così ne facciamo 200 V-Bucks tondi tondi più i 300 della ricompensa giornaliera. Oggi ci portiamo a casa 500 V-Bucks solo stasera. Madonna, raga. Allora, 116 recupera i dati, facciamolo. No, dobbiamo rifiutare a Simo perché non può venire qua. 116 dovrebbe essere qua. Recupera i dati 116, eccolo qua. 40 V-Bucks. La facciamo qua, periferia. Perfetto, perché in periferia dovrei trovare i video. No, che cazzo dico? In periferia no, in città trovo le sale arcade, mi sa. Poi, non ti faccio entrare, Simo, mi dispiace, non puoi fare a Monte Spago. Dopo magari ben volentieri. Hai 700 GP, tanta roba, Giuse. Ti puoi comprare un ticket.
Mi raccomando, raga, nerdate su ste cazzo di live perché tra ormai 3 giorni, mi sembra, avete votato, la maggioranza ha votato per il 24. Il 24 lo facciamo l'estrazione, perciò mi raccomando ad accumulare punti, Su. Non ricordo come si comprano i ticket. Punto esclamativo giveaway, come ha fatto il buon Giuseppoz. E clicchi il link e vai sul sito di Stream Elements dove puoi comprare quanti ticket vuoi. Vediamo un attimo quanta roba. Tra l'altro ho sbagliato ad avviare la partita. Allora, su Salva al Mondo me la fa bene la lobby, cioè privata è privata. Su Battle Royale la metto privata e entra chi cazzo vuole, cioè non la capisco sta cosa. Vabbè. Allora, vediamo un attimo. Ok, sì, ho letto tutti i messaggi. Tra l'altro, altri sound effect che potete riscuotere sono tipo questi qua. Questo qua è tipo il mio preferito. E poi ne aggiungerò altri, Troverò qualche sound divertente, o se volete consigliarmi qualche sound divertente da aggiungere in live, consigliate, scrivete in chat. Pappa. Tu adesso sei al telefono o al computer? Insomma, puoi fare su Stream Elements e accedi con Twitch. Se sei al computer e stai guardando la live da PC, comunque fai accedi con Twitch. Sei già loggato su Twitch, quindi. O su telefono la stessa roba, in teoria. Però aspetta. Dipende anche una cosa, tu la live la stai guardando dall'app di Twitch, mi sa, quindi non te lo conta, mi sa. Almeno che non hai salvato le credenziali sul telefono. Perché io per esempio sono sul browser e io faccio accedi con Twitch, essendo che io sullo stesso browser sono già loggato su Twitch, non mi richiede la password. Stessa cosa sul telefono, però. Se sei loggato su Twitch da Chrome o comunque dal browser e non dall'app di Twitch, mi sa. Non è lo stesso. Vabbè, al massimo lo puoi fare anche a casa, Quando sei a casa, anche off live, anche se la live non sta andando, tu puoi entrare sul mio canale, scrivi in chat, anche se non, la live è offline, e Stream Elements funziona comunque. E te li compri da casa poi. E sarai loggato, immagino, su Twitch, da computer. Comunque. Andiamo a fare sta mission. Dovrei cercare postazione arcade. Ma dubito che in periferia trovo postazione arcade. Però mai dire mai, Comunque. Regà, che mi raccontate di bello? Io ieri ho ritirato la moto dal meccanico e vuoi che fortunato come sono non rimango a piedi lo stesso giorno. Oddio. 24 ore minigame con in palio due bundle del 2400. Vivace perché sono arrivati a 150 iscritti. Wow, grazie del ride, bro. Non mi fa comprare i biglietti. No, come? Sei loggato con Twitch? Adesso, finita sta missione, vi faccio un attimo un breve tutorial, per nel caso non ce la facciate ancora. Allora, qua ci sono solo case in periferia, quindi. No, aspetta, però c'è anche qualche locale. Beh, nel ristorante non penso che ci sia un arcade, vero? C'è un ATM, però. Non contano, vero? L'altro abbiamo lì un altro ristorante. Oh, com'è che la ghicchia così? Qui no, non credo proprio.
Dovremmo farla in città, però intanto con sta missione ci portiamo a casa 40 V-Bucks. Che coglioni. No, forse è che hai scritto i tuoi punti al suo, al posto di mettere un biglietto. Ah, ti ha scritto 500 ticket confondendoli con i punti. Facciamo così, adesso vi faccio vedere, va. Ehi, tu Johnny, ma che ci fai qua? È un po' arrabbiato, eh. Come così, va? Chiamo il mio amico Teddy. Appicconate, dai. Perfetto. Buono la cassaforte. Tra l'altro siamo a Monte Spago, quindi tanta roba le cassaforti, perché otteniamo la roba in teoria 5 stelle. Quindi nice. Qui sta casa ho già controllato. Ma sì, che tanto cazzo è che c'è la postazione arcade dentro le case. Oh, 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 oh. Bella. Cos'è che siamo qua? Minchia, qualcuno c'ha le cassaforti in casa, eh. Tanta roba. Due cassaforti in casa. Ah no, questa qua è una prigione. Sì. No, è una banca, no, no, ho sbagliato. Nice. Comunque, altre location interessanti qua non ci stanno. L'ospedale, no, non penso che hanno i videogiochi dentro l'ospedale. Poi qui sopra niente. Oh, oh, allora qua dicevo, comunque raga, che mi raccontate di bello? Avranno già avviato, no? Qua cos'è, scudo, no? Eccolo giù, andiamo ad avviarlo. In verità dovrei fare almeno il potenziamento delle costruzioni, eh. Andiamolo a fare, va, che sennò ci buttano giù i muri in due secondi, poi va. Qua? Dov'è? Sotto? Su. Ah, non lo posso cavalcare? E ciao. Ma vediamo un po'. E vaffanculo. Vediamo questo. Dai, su, ancora un pochino. Dai, adesso non ci crepo male, eh? No, eh? Ok. Non me li fa acquistarmi? C'è sempre che ho 750 GP. Lo so. Aspetta un momento, va. Allora, tu su Stream Elements hai fatto il log con il tuo account Twitch, prima di tutto? Ah, aspetta un attimo, forse ho capito. La porca miseria. Ma sopra c'è una barra che ti dice inserisci un valore, ovvero 1, e poi fai compra. L'hai inserito? Perché sopra tu devi inserire la quantità di biglietti che vuoi acquistare. Scrivi 1 e sotto fai compra. Da vedere che tu non hai inserito il numero sopra. Mi venuta in mente sta cosa. Oh! Ma devo fare, devo controllare un attimo sto computer, perché mi fa sto problema.
Andiamo su, dov'è? Allora, obiettivo, non lo vedo. Ah, là, ok, trovato. Ma scherzavo. Ah, eccolo lì. Ma stiamo. Ma no, scusate, ma porti. Adesso comincio a cristonare con non so cosa. Ma stiamo scherzando. Stiamo scherzando veramente. Oddio, porco. Madonna. Dio, madonna puttana. Ma io questo è per lui. Io vorrei tanto sapere veramente chi è. Chi si mette a fare sta cosa? Oddio, porco Dio, ma perché esiste? Ah, a sto mondo. Simo è più forte di me. In verità sarebbe... Che Simo è più forte di te. O meglio, anzi, in verità sarebbe... Che Simo! La giusta cosa riscattata. Ma vabbè. Cioè, io voglio fare sta missione. Sono qui a cercare di fare obiettivi e tutto. Poi la perdo perché c'è qualche coglione di merda che fa ste porcate di build. Ma porco Dio. Ma questo non è uno che vuole seriamente vincere la partita. Questo qua è uno che è entrato in partita e ha fatto sta merdata per trollare il game. E io ci perdo del tempo poi. Porca di una puttana, va. Dio cane, papà. Madonna. Ma non si può, ma non si può, porco di Dio. Porco di Dio, va. Per miracolo, cioè, stiamo facendo in questo game, là. Per miracolo. E poi che cazzo avviano? Fanno delle costruzioni di merda, avviano. Dio, cane, va. Scusate, raga, lo sbraito, ma veramente mi fanno incazzare certe persone, no? E dai, su perché non parte lì. Manco un po' cazzo di costruttore, vai. La missione è facilissima, si fa easy. Invece stiamo veramente facendo una fatica bestia perché qualche due non coglione di merda, vai. Oh, perché non si cazzo di potenza sto muro di merda? Oh, ma che porco Dio, ma buildate, madonna puttana. Ma che cazzo.
mia. Scusate lo sfogo, ma io veramente certa gente prenderei una... Bene, ricominciamo la partita, porca di una madonna puttana. E vai, cominciamo bene, va. Mettiamoci... No, non posso mettere costruttore, mi serve giocare con straniero. Tra poco entro se ci sei, tra poco vado su Battle Royale, se... cioè almeno tra poco. Dipende quanto è quel poco, eh. Dipende dai pezzi di merda che trovo in partita. Allora, innanzitutto un costruttore ce l'abbiamo, eh. Speriamo che sappia usare sta cazzo di base. Ho comprato, penso... Ah, scusate, regà. Scusate. Dicevo... Essere questo, giusto? Così. Allora, clicchiamo sto link, dov'è? Si è aperto. E questo qua sono la roba. Uno fa buy ticket, uno. Ok, totale 500 GP. Compra ticket. E voilà, ok? Qua c'è scritto fate tot punti, ai punti e quant'altro, ok? Tutto qua, molto semplice. Adesso. Vediamo un po', C'è uno scazzo della madonna, veramente. Se c'è una cosa che mi dà fastidio... è perdere tempo. E io sono qua quando veramente sto avviando una partita, sono lì che magari ho piazzato trappole, fatto muri, farmate, quant'altro, poi devo ricominciare da capo. Tutto sto sbattone fatto per niente mi fa veramente salire il sangue al cervello, vi giuro, raga. Vediamo se ho messo la missione giusta. Questa, sì. Bene. Allora, qua in teoria non ci sono, di cose, di postazioni arcade, quindi andiamo direttamente là, cominciamo a buildare. Prima che qualche porco di dio di coglione di merda cominci ad avviare sta partita. Allora, in teoria deve essere in alto a sinistra, stando alla forma del cerchio. Comunque. Facciamo subito il blu, bei modificatori. Capito che se io mi affido alla gente, mi attacco al cazzo. Ma non lo prendo perché tanto era un troll sicuro, si capiva da... Vediamo? Sicuro. Ci scommetto una casa, guarda, ovviamente. Non c'ho voglia di stare a perderci tempo, quindi... Dicevo, e dovrebbe essere in alto a sinistra. Quindi no, più o meno... Dove c'è lo stivale è tutto a sinistra, in teoria dovrebbe essere. Se la forma del cerchio non cambia. Quindi andiamo di qua. Vai, è uno acquittato. Vediamo un po' se c'avevo ragione. Andiamo in là. E infatti era qua. Allora. Innanzitutto mi serve potenziamento, velocità, energia e costruzione. Ma più che altro costruzione e energia. Sono i due più importanti per me, essendo lo straniero. Allora, uno. E poi andiamo a fare gli altri, che dove cazzo stanno? Sbagliato, cazzo.
Devo farlo in legno. Vediamo questo, così abbiamo la cosa per due bonus. Dove cazzo sta il coso? Potenziamento costruzione. Cazzo lo sa. Ah, eccolo qua, quello della speed. Vai. Allora, e poi o in alto a destra o in basso a destra. Andiamo di qua, saliamo, va. E vediamo se di qua. No, non, non credo. Che palle, sono già 9:30. Io poi tra un'oretta forse devo andare. Già c'ho poco tempo e lo perdo pure per sti cazzo di player che trollano. Dai, quello della costruzione lo devo assolutamente trovare. Dove cazzo sta? Lagga pure sto cazzo di gioco di me. Oh, eccolo qui. Vai, posso andare subito a startare adesso. Andiamo subito, va. Ma allora, la madonna stasera mi stai facendo un po' girare i coglioni, eh. Così, adesso decide che la macchina non si deve rompere, vabbè. Ok, bravo, tu hai capito tutto dalla vita. No, 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 no. Bravo, bravo, questo è in gamba. Questo il cervello lo sa usare, a differenza di quelli di prima, eh. E ci piazza pure la base, minchia. Minchia, diamo io un diploma a sto qua. Diamo io una laurea, altro che... Allora, devo mettere... No. Le bordate, vero? Quante ne ho? 24. Facciamone un po', no? Così, va. No? Non dimmi che ho già messo trappole, per favore. No, niente, vaffanculo. Vabbè, comunque 12k di vita, va bene, va bene. C'ha pure l'abilità della base che si autorigenera i muri, tanta roba, possiamo farlo praticamente FK. No, 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 sono un coglione, Dio, cane. Questo coso non ci manca il progetto. Vediamo un po' com'è. Si autoripara, che bello, che bello. Così non devo manco stare a spenderci tonnellate di materiali ogni 2 secondi, stare lì a cliccare, tanta roba. Battaglia reale, 0 costruzioni. Ah no, ok, no, c'è modalità di gioco. Dopo la facciamo, dopo la facciamo. Dammi un secondo. Devo farmi 3 game qua e poi ci sono ben volentieri. Uno lo stiamo finendo ora. Tutto va bene. Poi altre 2 partite e si va. Quanto siamo? 4 su 16, dai, dai, regà. Nel frattempo, se volete, ci facciamo un po' due chiacchiere, così, giusto per far passare un po' il tempo. Allora, ninja, ci sei ancora? Quanta gente c'è nella live? Vediamo un po'. Mi segna 3 persone, sarà giusto? Sono non ho mandato la story su TikTok stasera, mannaggia. Oh, quante ne volete?
Io poi mi sa che tra un po' devo anche andare. Cioè, tra un po', tra un bel po', però. Batteria quanti ne ho? 5K? E allora a posto. Ah, easy easy la missione così. Cioè, ci voleva tanto buttare 4 mura e via, no? 4 mura, 4 trappole. Ma c'è anche questa così attiviamo il bonus. Giornataccia comunque oggi, raga. Oggi è stata veramente una giornata di merda. Volevo mettermi anche a montare un video per TikTok che avevo detto, ma se non sbaglio ieri nelle stories, e ancora più non ce l'ho fatta. Domani, se va bene, anzi no, direttamente stasera, magari più tardi, mi metto a montare un video per farlo uscire domani, se tutto va bene. Perché oggi alla fine ho dovuto fare 300 chiamate, poi sono dovuto andare a lavoro e quant'altro. Non ci ho avuto il tempo di fare un cazzo. Non sono riuscito manco a fare la live oggi pomeriggio, di solito le faccio almeno mezz'oretta. Invece niente. Vediamoci sta roba. Ricicliamo la trappola, va. Qua nel frattempo siamo a 8. Grazie. Devo riciclare. Ah, la trappola, giusto. Che è questa qua, giusto? Tipo. Beh, però batterie minerale viti non mi dispiace. Un antiaereo o no? Non va? Ah, mini boss. Buono, buono. Quanti ticket siete riusciti ad acquistare comunque finora? Spero per voi tanti. A proposito, adesso controllo Giuseppe Oz se sei riuscito ad acquistare il ticket. E cosa che devo... Ah, qua. Questa non è delle mie, vero? Oh, sì. No, non è delle mie. Quindi la posso riciclare. Queste sono tutte mie, yes. Il muro sonoro? No, non è dei miei. Oh sì. Sì, è dei miei. Eh già. Andiamocene 200 di parti meccaniche e via. Ok, ma lo bene un... Pochino di trappole, ne abbiamo un po' di tutto. E qua cos'è che abbiamo? C'è questa, ok, questa no, fanculo. Dicevo, c'ho queste qua. Queste le posso fare un pochino. Sì, queste pure. Cazzo, abbiamo un po' di coglioni. Siamo a 13 su 16, dai, eh. Non fa più salire di punti. Come mai? Fai punto esclamativo point. Quanti ne avevi prima? Ah, se esco stasera. Stasera no. Credo, cioè. Non ho niente in programma. Potrei anche volendo. Ma tu prima avevi già fatto punto esclamativo point. Vediamo quando è che l'hai fatto. Prima giveaway, bella, però, eh.
Boh, strano, mo controllo comunque. Allora, dove che restiamo? Qua. No. Era questo, giusto? Sì. Ok, sei partecipanti e tutto. No, no, però questo qua è la pagina pubblica. Quella che vedete anche voi, no? Voglio vedere la mia di pagina, proprio. Ok. Eccola qua. Deve essere questa, giusto? E facciamo così nel frattempo. 306? No. Niente level up. Comunque, tra partecipanti, 84 ticket venduti. E Giuseppe non ne hai manco uno. Mi dispiace. A meno che non sei registrato con un altro nome. Tu ne hai 10 attualmente. Poi c'è Sim, no, dove siamo? Poi c'è Sim anche che ne ha 12. Niente male. Castoro, vabbè, lasciamo stare che ne ha una montagna. E si doveva prendere anche Liga a proposito, Liga si è detto me ne compro qualcuno, però non mi ricordo quanti ne ha comprati. Se manco se li ha comprati. Liga ne ha comprati anche lui. Un pochino. Ok. Qua cosa abbiamo? Ah, i V-Bucks ce li hai dati? Non ci ho fatto caso. Sì, ce li hai dati. Ce li hai. 3000! Abbiamo superato i 3K, raga. Bene, bene, bene. Allora, adesso facciamo un'altra missioncina. Due missioncine, in verità, veloci, veloci. E... ho fatto la postazione arcade? No, così. L'ho fatta. Buono. Ma quindi vuol dire che non mi ha dato la... no, che cazzo. Quindi vuol dire che non mi ha dato la... questa qua. Dai, ma perché, porco Diaz? Perché devi fare il pezzo di merda? Dio cane, va. Vabbò. Facciamoci ancora sta missione e poi andiamo su Battle Royale, va bene? Comunque è molto strano che non fate punti, perché tu non fai punti. Loyalty setting, vediamo un attimo. Di 50 ogni 10 minuti. Gli abbonati, no, vabbè, abbassiamo un pochino la, il moltiplicatore degli abbonati, va? Così è già un po' meglio, va? Prima non mi ricordavo di averlo messo così, ma cioè, prima i visualizzatori facevano 50 punti ogni 10 minuti, gli abbonati facevano 300. Aspetta un attimo, forse è meglio abbassare un pochino, va. Allora, follower bonus 100, ok. Se lasci il follow la prima volta 100 punti. E i tip, vediamo un po'. Ah, sono le donazioni, ok. Quindi sarebbero questo, ok.
No, allora. Vediamo un po', sarebbero... Ah sì, dovrebbero andare bene così, dai. Abbassiamo un po', va, per le donazioni e i bit, va. Che a posto, li ho risettati comunque. 5,50. Ma tu li stai facendo infatti, Simo. Ninja Ligure, prova a rifare punto esclamativo point. Vediamo un attimo. Allora, dopo questa missione andiamo su Battle Royale. Contenti? Mi dispiace, mi tocca rimborsarti i punti canale. Comunque, Simo, anche perché non ne ho il tempo materiale per accettare anche la tua richiesta. Ricordami soltanto di farti il rimborso dei punti, poi. E vediamo un po' questa roba di prima. Comunque è una presa per il culo a volte salva il mondo, eh. Io faccio le missioni queste qua. Se completi questa missione qua, ovvero recupera i dati, ti diamo 40 V-Bucks. Completo la missione, non mi dai 40 V-Bucks. Ma vaffanculo, va. Assolutamente costruzione devo fare. Almeno quello. Vabbè, facciamo una speedrun magari, avviamola subito, quant'altro, però almeno quello della costruzione lo devo fare. Dai, però. Questa cosa sbanda come non so cosa. Tua madre è una gran puttana. Vabbè. Allora, stavolta non mi fregate, faccio io, eh. Cazzo è quello da costruzione, porco due. Dai, su. Deve essere qui da qualche parte. È impossibile che non c'è quello della... quello là del coso, va, della costruzione. Eccolo lì. Bene, andiamo là.
Easy. Io non vorrei che però non mi dai V-Bucks se non partecipi ai fight in modo adeguato. Mi sa che è quello. Quindi facciamo un po' di kill in sto game. Ok. Bene, nice. Costruttori non abbiamo, no. Vabbè, ce li faremo abbastanza. Tanto comunque abbiamo anche questo qua che potenzia la vita dei muri, eh. Sono a quanto adesso, infatti a 11.500, buono. Perché di norma hanno forse 9.800, contando che il mio muro, la mia trappola aumenta del 17% la salute dell'edificio, se no sono sui 9.800 circa, quindi ci sta. Almeno tankano anche di più questi muri. A proposito, raga, devo un attimo andare a piare il telefono. Mi sono dimenticato. Non mi dire. Ma ok, in che senso i punti? Cioè che fanno più punti abbonati, è già alto comunque, eh. Guarda che di norma uno, normalmente un visitatore, un normale spettatore guadagna 300 GP all'ora, tu ne guadagni 900 all'ora, che cazzo, dimmi a dire che è poco, ti puoi fare quasi due ticket all'ora. Così. E ciao! No, merda, mi si sta spaccando l'arma.
un raggio solare solo. Quanto ne ho qua? Posso fare ancora un po', va. Lasciamone 21 là. Ne teniamo 60 addirittura. Vai. Quindi siamo a posto, va. Che brutto il rumore dell'arma quando si sta spaccando. Io sono in lobby appena ci sei, va bene. Allora, ieri comunque ti ho detto che sono andato a ritirare la moto e non parte già più, cioè almeno non partiva già più. Oggi poi, vabbè, adesso funziona di nuovo, così. Però mi si è spenta, non voleva partire, ed ero rimasto bloccato a lavoro, dico porco due. Pensando un porco due. Un altro tipo di porco tirato, però. Ah, ci siamo, speriamo che non mi scamma di nuovo, Ci siamo. Ero già full praticamente. Ok, superstite leader. Ah, epico, fanculo. Cazzo bene. Cazzo è già che spam. Ah, te. Allora, vediamo un po' di exp, ovviamente quelli leggendari, delle grazie al cazzo. Oh, i miei 40 V-Bucks, sono due gocce di disperazione. E 50 lingotti d'oro, perfetto. Quindi direi che è il momento di andare su Salva il Mondo. E ciao, buonanotte. Tu coso. Questa? Questa? No. Bene, prossimi livelli, uno di quelli, risorse quanti ne ho? 1676 di epici e 1131 di strumentaggi leggendari, tanta roba, deposito, un attimo così, roba di routine. Andiamo un po' via. Poi, cos'altro abbiamo? Questi qua siamo abbastanza pieni, eh? Nemmeno troppo, però. Poi, di altro... Quanto cazzo ne abbiamo qua?
Facciamo così, va. Via. Qua. Facciamo così, dai, ma sì. Poi. Questi qua. Queste qua facciamo così. Carbone un altro po'. Finché non riempiamo le scorte, continuiamo a buttarci dentro. Sì, che sta roba una stella non mi serve più un cazzo. Potrei anche buttarla, però. E il resto, bah, queste me le tengo, va. Poi le butto lì, il resto tengo. Via. Zaino, dovrei riciclare un po' di armi. O queste qua. Sì, tipo. Ah sì, ma via anche questa, va, fa un culo. Tutta sta roba qua. Un'energia, una fuoco, un'altra energia, natura. Allora, una fuoco, una natura, due natura, tre natura. Non mi piace. Tengo questa, no, mezza scassata, questa. 4000 DPS in meno, però è full almeno. Via questa, tengo quell'altra. È un lanciamissile, ecco, perfetto, come ho detto. Quindi abbiamo fuoco, natura, mi manca un'arma d'acqua, eccola qua, ce l'abbiamo. Armi corpo a corpo, via tutte, tranne questa qua che mi serve. Natura. Cosa abbiamo? No, energia, no. Fuoco, acqua. Manca un'arma natura. Teniamocela, si va. Ok, via, a posto. In carichi siamo abbastanza soddisfatti, vero? Sì. 3075, dopo prima la farò dopo per i cazzi miei, va? Allora, ci sono, regà. Mi sono mancato, sono già a livello 61, nice. Devo un attimo chi invitare. Invitiamo uno è lui. Vabbè, perfetto. La gente che entra come cazzo gli pare e piace. Salve. Salve. Ricordi l'impressione che Kim è in live? Ricordi l'impressione che Kim è in live? Che senso? Perché ho l'impressione che Kim è in live, ho detto. Ah, e Kim si è live, è diverso. Immaginavo. Oh, com'è? Bene, te? Bene, bene. No, non è live, credo. Non mi compare. Aspetta un attimo. Boh, andiamo. Andiamo. Oh, Ghost, questa non è senza costruzione. Giusto. Sì, ma no, c'era qualcuno che aveva scelto la modalità scelta. Aveva messo no build. Ah, a Ha avuto sfiga, proposito. ha avuto sfiga quello lì. Devo andare su. Dashboard, ecco qua. Ti devo rimborsare i punti poi. Che io? Sì. Motivo? Motivo? Perché non t'ho per la cosa che avevi riscattato prima. Ah, ok. Grazie. Porco due. Calmo, calmo.
palle, mi si è reimpostato tutto qua, mannaggia. Che cazzo è il gestore dei layout? Ah, modifica, ecco qua. Ah, ecco qua. Dov'è? Buttiamolo qua, questo. No, non è questo. Eccolo qua, quello delle richieste. Mannaggia. Dai su, che due coglioni. Mi si è buggato tutto. Anche puoi fa- se devi darmi i punti puoi fare anche lo stesso. Non mi importa adesso. A me importa però che qua mi si è sminchiato tutto. Oh Ghost, ti vedo un po'. Un po' triste di la skin. Aspetta un attimo. È sempre la stessa emozione che sta provando adesso. Però adesso è arrabbiato. Sono un chin selfie. Ok, più o meno ci sono. Mi si è abbastanza sminchiato tutto. Devo reimpostare tutta la cosa. Poi ecco perché. No, no, l'uccello no, no. Non vuoi l'uccello? No, questo minchia da quant'è che devo riscattare queste cose. Allora, Giuseppe ha approvato, invece te rimborsa. Grazie. Intanto va detto di... No, anche perché non c'ho tempo. Terzetti, quindi. Ah, cos'è? Fai l'ultimo? Sì. No, vabbè, non faccio l'ultima, dipende un attimo. Da quanto c'è tempo. Bomber. Oh, c'è Bomber. Ma perché la gente così entra? Cioè, proprio non ho un minimo di autorità io. La gente entra fa che cazzo gli pare. Piace proprio. Comunque la skin di Ghost è molto felice. Proprio. Guarda Ghost, ti porta un regalo. Oh. Andiamo. Sì. Sì, sì. Ti regalo dei fiori. Prendi i fiori. Oh, il compagno di squadra ha il ritardo nascosto. Ora chi è che ha il ritardo, minchia? Qualcuno ha il ritardo nascosto. Ok. Chi è che ha il ritardo? Qualcuno c'ha un ritardo, non so chi. Non diciamo di cosa. Non specifichiamo di che tipo. Per sicurezza. Esattamente. Perché. Oh, comunque Ghost, quel tipo là che mi aveva fatto. Quella là che mi aveva fatto 30 follower non l'hanno ancora bannato. Adesso vediamo se mi crea altri problemi. Chiama la polizia. Sì, pronto. C'è il signor Ghost che mi sta bullizzando. Poi in realtà era Bomber quello che mi utilizzava.
Ho 85 ticket, ho venduto altri due ticket, vai. Sai, uno l'ho comprato io. Io non l'ho ancora comprato. Bravo. Guarda la live. Comprate sti ticket, dannazione, se non potete partecipare al giveaway. Vai da camera, dai. Diciamo che c'è uno che... Guardando un po' i ticket venduti, c'è uno che ha una probabilità molto maggiore di altri di vincere. Di altri, dico, c'è uno in particolare con una probabilità di molto più alta. Ne avrà 50. Non dico quanti ne ha, però uno che ne ha acquistati molti. Io ne ho 13. Ma è zero build. Sì. È una build. Così ne ho 13 o 14. Ah no, è vero, io... Sì, no, tu ne hai 13, tipo. Hai comprato, bravo. Ma tu sei, come ti chiami, tipo Edoardo? Sì. Ah, ok. C'è una card finta. Ah, sì. Allora, dove andiamo? Andiamo qua? Tipo io devo esplorare quella zona lì. Sì, sì. Cos'è che devi fare? Devo esplorare quella zona lì. Qua mi segna un punto a viola nella mappa. Minchia, hai 1500 punti, cazzo, ne avevi 500 prima. No, 750 ne avevi. Vedi tu, io non faccio punti, non faccio punti, minchia, li hai raddoppiati. E pensa che ho dimezzato i punti che fanno i sub prima. Se no immagina quanti ne avresti adesso. Beh, non a caso c'è anche chi ha già superato i 90.000 punti, Mazza. Sì, perché non avevi tolto il coso. Sì, no, no, ma perché c'è gente che mi segue da un botto di tempo. Io no. Perché non ho fatto punti. Lì per dire i punti di Stream Elements che l'ho aggiunti forse un anno e passa fa. Parlando dei punti canale che se ne fanno ancora meno, dico i punti canale sono quelli su Twitch, non su Stream Elements. Tipo c'è già chi qualche mese fa, se non un anno fa, aveva già superato i 100.000 punti. No, madonna. Contando che il VIP costa 200.000 punti. C'è chi è, chi c'è già vicino. Ci sta. Io ho iniziato a seguire Ghost, mi sembra, quando l'ho conosciuto, 3 mesi fa. Quando ti ho conosciuto? 2 forse. 3 mesi fa. C'è gente? Ora io sono morto. No, c'ho fatto. Minchia, ma è sgravato sto... No, mi sono suicidato! Ma non sapevo ci fosse il... Ma non sapevo che se mi sparassi con il lanciamissile addosso esplodevo pure io. Sì, e dove scappa? Se vuoi c'è uno spruzzino in casa. Fermo, fermo, fermo. C'è lì lo spruzzino. Grazie. Le mie palle erano troppo potenti a quanto pare. Targa 50. È un bordello. Adesso c'ho pure la banana, faccio l'abbinamento. Vabbè. Palle di neve e banana. Perché qua basta dire una parola solo se già che stai andando in... Guarda, dici palle e banana. No, poi King è in Burundi. Tanto King per me se la cava, palesemente. Sì, sì, lui è un pro player. Come me? Quasi come Kim. Più o meno. Gasta. Gasta. Tieni. Anzi, in verità non so se è più bravo Kim o lui, Io sono più forte di Kim. Oh, Ghost, io ho fatto... Sei più forte di Kim? Ho fatto 3 vittorie reali su 3 partite oggi. Minchia. Sicura? Buono, Buono, buono. Ma posso dire per certo che forse quando giocavamo tanto, cos'è, 2 anni fa, che eravamo io, te, Liga, Cree, cioè tutta la congrega, posso dire con certezza che tipo te 1 o 2 anni fa eri molto più forte di Kim. Adesso non so, perché non so se ci hai perso un po' la mano. Smesso. Minchia. Sì, però 3 anni fa anch'io ero più forte. Quando è che è uscito quello là, che tu ce l'avevi d'oro, come si chiama? Mida. Cos'era, 2 anni fa forse? Capito, quando c'erano le spie, tipo.
Capitolo 2, season 1, 2. Sì, durante del tempo del Covid. Quando c'era lì la cosa delle spie di Mida, io mi ricordo giocavo con te, porca troia, tu carriavi le game a bestia. eri una bestia disumana, cioè. Sembrava che giocavi con l'aimbot, cioè. Minchia, veramente, cazzo. Cosa? Una bomba scudo sulla. Adesso ti bagno tutto, aspetta un attimo. Ok. Piati sta banana. Ah, si è messo pure in ginocchio, guarda come ho messo la banana in mano, cioè. Io nel dubbio mi dissocio perché mi sa che qua stiamo finendo un po' nel trash. Meglio dissociarsi preventivamente. Giusto. Ma comunque King ha bisogno. No, tranquilli raga. Per sicurezza io addosso. Che ho solamente lottato un po'. In realtà c'è gente da me, se si è full trombato un team. Allora arriviamo. Merda, sì. Ma fatti una vita. Non mi fa scendere. Merda. Sì, vabbè, vuoi più di auto mira. Sì, cazzo di palloncini, sì, ma sì, ok, un altro ancora, sento cosa è dietro. Sì, vabbè, dai. Campione. Raga, sto arrivando. Sono abbandonato, però. Sì, ma c'è gente che ovviamente sta disumana. Da dove? È dentro il suo spuglio. Vabbè. Non so giocare in Nobil, sono un pio. Non si può giocare in Nobil, raga. È qui. Sì, ma poi veramente c'è la gente che, boh, sembra che gioca con le aimbot. Ma questo ha ammazzato tre, tutti e tre. Comunque tu come te la cavi in questo nuovo capitolo, Dan? Manca la scheda di Ghost, King. Ma, normale. Peggiorato in confronto al capitolo precedente, dici? Sì. Cioè diciamo che sta mappa mi piace di più. Io mi ci trovo veramente di merda dal capitolo precedente. Questo nuovo capitolo è diventato tutto una merda, secondo me. Anche la scheda di Ghost. Io ti dico, le armi non mi piacciono tanto. Dove cazzo sta? E ti dirò, le armi non mi piacciono quasi per nulla. No, giro un po' visuale. E quello che mi fa più incazzare è che distrutta. Con l'arrivo di questo nuovo capitolo, non so se per la colpa dei cheater o perché i vecchi player o che cazzo ne so, però non riesci a giocare, c'è la gente che praticamente Simo. Ma voglio. Voglio il furgone. Aspetta che vado a prendere la sfida. Io all'inizio non dicevo niente, cioè nel senso sbottavo e basta, però non accusavo niente nessuno di cheat, perché dico beh, magari passo semplicemente per il nampo di merda che dice ah io muoio soltanto perché la gente cheat, no. Poi ho cominciato a sentire dire di streamer che hanno beccati cheater in live, gente che ha le hack e tutto, dico allora forse ora comincio a capire perché minchia c'è la gente che ti lasera così in 2 secondi e non missa mai un colpo. Ah, non è soltanto i player vecchi che sono tornati. Quanto fai? Non banna più nessuno, ma non si capisce. Che cazzo se ne porta, ma se sta a fare sì, però c'è. Cioè... Passiamo da un gioco dove tu dici non ti banna. Non banna più nessuno. A me che su Valorant mi hanno permabannato perché cittavo quando non cittavo, vabbè. Ma porco Diaz, che c'ho una traietta scarica. Proprio... Allora, andiamo. Facciamo preparati? Sì. Mi sta venendo tipo... No. Una partita di merda comunque. Già. Io con questo stacco. Minchia, che faccia brutta che c'ha il mio player.
che veramente ti fissa in modo inquietante la mia skin. Ah già. È che lì c'era un po' di lutto comunque. Un po'. Grazie, dopo questa stacchi la live? Eh? Dopo questa stacchi? Non lo so. Dipende da quando riceverò la chiamata. Cos'è la chiamata che ti fa stoppare? È la chiamata del signore. No, sei ora di staccare, spegni. Costa, ma giochi da PS4 o PS5? PS4, cioè. No, non gioco da computer, Costa. Esattamente. Ah, ok. Dove ci andiamo? Ma oh, direi. Quanti FPS fai? Ok, vai. Attualmente è 60. Ah. Oh. Cioè, ma fa quelli di una play. Sì, perché c'è il limitatore. Okay, perché ti piace fare 60? Ma perché sì. Però sai, preferisco farne 60 però con una grafica fantastica che magari 120 però con una grafica mediocre come avete voi su Play. Beh, io ti dico. Guarda, la grafica su Play è buonissima. Almeno dalla mia la 5. Ma aspetta, dipende anche un po'. La Play 5 fa 120 FPS. Dipende anche un po' cosa intendi per. Dipende cosa intendi per grafica bella. Intendi che giochi in 2K o intendi che hai tutti i dettagli al massimo? Tutti i dettagli al massimo. No, la PS5 va tutto bene. Bisogna vedere. Di che non c'hai. Sulla Play non puoi modificare i settaggi grafici, però. No, si puoi. Puoi metterla pure in 4K se vuoi. Cioè. Cioè tipo puoi fare qualità texture, medio, basso, alto, ultra, cose così. Sì, io in 4K ho 120 fps anche volendo. Wow. Sì, si può. Perché c'ho un processore, boh, che è tanta roba. Molto che... buono. Sì, vabbè, contate che io gioco con un computer del 2016, Ah, vabbè, quello ma... sì. Ma, bastardo. Cioè, dal 2016 del 2016. Fatto nel 2016, però con comunque dei pezzi, cioè... con scheda video, processori che comunque hanno sono datati, nel senso non hanno le prestazioni di quelli moderni, però comunque c'è, cioè, io sto giocando in cioè tutta la grafica, tutti i dettagli al massimo. Infatti se tipo vado sott'acqua vedo tutti i riflessi dell'acqua belli, no, perché le butto, ma anche tipo quando mi giro così velocemente e tutte le cose insomma un po' così. Infatti no, non ho messo tutto così, vediamo un attimo. No, vabbè, comunque, cioè, andando avanti col tempo. Post processing no, l'ho disattivato. Sì. Però vabbè. Cioè, mettono cose nuove. Oh, un attimo, mi stanno. Aspetta una volta le albi. Mi stanno sparando, un secondo. Mi sta fa la bandiera intanto. Tua mamma puttana. Cos'è? Salve. E porco Diaz! La madonna. Ma perché non salta? Mi dio, di colpi. Non so. Diaz. Sono sulla recinzione. E non la saltava. E lui, così. Porca troia. Era incoglionito. Madonna. Se volete qua c'è un po' di lotta. Arrivo. Me ne inculo tutto. Ma chi è che piace sbattere? Ah, Simo. Mi dissocio. Mi assomma, no. Vediamo un po' cosa c'è qua. Ah, una bomba. No. Ah, ma tu sei già tutto bagnato. Cosa sto sentendo oggi? Mi dissocio ancora bene? Di più. Ma sta bene oggi?
Oggi sono on fire proprio. Oggi mi dissocio ancora di più. Esattamente. Madonna mia. Ma perché sto spaccando cose? Sarà che sono in estasi che domani sono di riposo e non si fa un cazzo. Allora, domani vado a scuola. Da, domani facciamo tanta live. Però vai live domani, sì. Vabbè, ovvio. Sì. Io domani vado a scuola. Tu non c'ho palle, anch'io. No, io esco alle 11. Che culo. Io no, ho tutta la giornata domani, però il giorno dopo mi minchia, a cassa sul trattore. Minchia. Ma io faccio l'aperitivo in classe. Noi vi facciamo la tombola. Tombola. Io per un momento avevo capito la tomba. No. Fai cosa, mi hai fatto la tombola a scuola? No. L'aperitivo a scuola? No. E non hai fatto nulla. No, noi a scuola facciamo tipo robe leggermente. Ma a scuola lancia palle di neve? Eh? No, noi facciamo attività un po' più ricreative, tipo lanciare i banchi dalla finestra, sputare in faccia la gente fuori dalla finestra, tirare bottiglie piene d'acqua alla gente che passa, far esplodere i cessi, staccare le porte, svuotare gli estintori durante la ricreazione, robe un po' così. Eh? Ah, così, tanto per... Era una scuola molto tranquilla la nostra. Una volta hanno messo le mani addosso a un professore, uno dei nostri alunni. A un prof? Eh? Sì, l'alunno ha messo le mani addosso al prof, così. Un altro hanno portato via che c'aveva praticamente la tasca. Madonna, ma addirittura. Sì. Che bella scuola questa. No, che ci sta. Che scuola. No, ma era uno spasso. Cos'era che era? Era uno spasso. Ah, ti divertivi un botto, ma... sì. Saltavi giù in direzione anche. Bah, eri così cattivo. Ah, eri così cattivo. Raga, ma siamo in 43, non stiamo a fare nulla. Boh. Bella. In realtà abbiamo anche il tutti. Oh, raga, ma c'è il bunker, andiamo? Ma chi cazzo apre ancora i bunker in... No, non ci sono i bunker. Che cazzo sì. È quello con lucchetto? No, in realtà sono... Vabbè. Ah, sono le cose qua. Mitraglietta! Super sgravata! Tua madre no, scusa. No, no, scusa. Pensavo fosse sì. Perché pensavo che ero io? Non lo so. Mi sembri quel tipo di persona. Cioè, ce l'ha contro di me, cosa? No. Oh raga, stiamo attenti, potrebbe essere qualcuno. Raga, pushiamoli male. Oh, che cazzo è? Da dietro, raga, mi stanno sparando. Stanno tirando le bombe puzzolenti. Oddio. Pezzi di merda infami. Che la taglia, la mia taglia. Aiuta. Però non entrano i colpi, corpo di azzo. 5, 5, 10, 10, 11, 20, 22. Vabbè dai. Bravo campione. Gioca con l'embo, coglione. Aia. Arrivo. Vabbè. Che palle, raga. Sì, va bene, dai, va bene, sì. Mi curi, Simo? Ah, ma c'è l'NPC che mi cura, tanta roba. Sì. Andiamo, prendete la mia scheda. Quella le hack per forza. E che posso avere tutti gli hack?
quella è alle H, te lo giuro. No, no, alle H, perché entrano tutti qua. Raga, la mia scheda. Poi comincia a sparare quella che mi ha ucciso. Ma questo dove cazzo spunta? Raga, arriva la... eh sì, vabbè, arriva la 2. Ma? Guarda, raga, avete capito che cazzo è? Oh! Mi mandi a interessarmi? No, no! Io c'è qua che... porco di... Cosa? Finisce, finisce, cosa? Cosa finisce? Resta, 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 resta! Insomma... Vai via, Ghost, vai via, Ghost! No, dove cazzo è il martello? Dio buono. Vai via. Ci sto provando. Sei cosa? Ma... Gesù. Ma... Sì, vabbè. Vabbè, vedete, dove tanto. Sei in live per caso te? Io. Sì. Ah, non posso dire quella parolina magica anche se mi muto. Sto schifoso bastardo. Ma... Cioè. Sei tornato al lobby? Ah sì, scusa. Cioè, a me sta gente mi fa. Come cazzo fai a. Cioè, a non missare i colpi così quando mi lancio così? Ma che cazzo di mira c'hai? Ma sì, vabbè. Va bene che entra qualche colpo, ma vabbè, la gente così che mi lasera. In volo, dai. Si chiama aimbot. Boh, raga, andiamo. Ma anche il bomber. Notturno. Oh, ah, altri 100 V-Bucks. Sì? Ah, il bomber. Ma... Eccolo qua. Perché mi ha fatto rientrare in partita? Siamo a 3175, tanta roba. Di che cosa? Di bucks. Ok, io non ve lo dico a 7000. Shoppi un pochino? No, mi arrivano gratis. Come mai? Dall'Epic Games. Secondo te come mi arrivano? Non so, magari tipo come Kim c'ha il bundle ogni stagione regalano 1000 V-Bucks tipo. La creo lui. La creo. Pago ogni mese però 11 euro. È comodo perché tira il pass e 1000 V-Bucks. Più delta plano, skin. Io invece faccio tipo 3, dai 3 ai 5000 V-Bucks a stagione farmandoli. Cioè, oh, dai 3 ai 5000, Invece Kim non ci sbatte di shop. Esattamente. Ma minchia, tanto lui guadagna quasi il doppio di me, quindi... Si può dire quanto guadagni? No. È troppo no. Imbarazzante. Troppo. troppo poco. Detto così. No, poco tenero io più di cose, immagini. Diciamo che sono estremamente sottopagato. Ghost, ti immagini che adesso... Ma l'Italia è così, Ghost, ti immagini che adesso vengo pagato più io di te. E tu quanto guadagni? No, tu non lavori proprio. Adesso non ancora, aspetta. Sicuramente esatto. Guadagnerai più di me. Oh, Ghost, ti ricorda qualcosa? Voglio mettere pronto. Cosa? Minchia, quella skin. Ma a me sai che piace un botto quel balletto che avevi? È una delle mie emote preferiti. Questa. Bella. Se capita, io me la devo assolutamente comprare. Ma non penso che ricapiterà, vero? Perché era del pass. No. Cioè, rarissimo. Sì, è del pass. Questa io ce l'ho, dovevi avercela. Minchia, mi piace un botto la musichetta. È bella, ci sta. Anche il balletto è tanta roba. Comunque. E andiamo.
qualcun altro vuole venire, siete benvenuti. A proposito, oggi cos'è che è uscito? Buono, buono. Buono, buono. Tu dovrai fare le missioni comunque, a proposito. Manco. Sì, non ho più. Ma fate, quando finirai a fare le missioni? Ma te hai preso salvare il mondo perché ti danno V-Buck, basta. No, in verità ho preso salvare il mondo perché mi interessava. Poi lo sfrutti. Perché non c'era ancora la meccanica dei V-Bucks, sai, mi sembra. Comunque mi ricordo che il primo periodo, appena l'ho comprato, mi hanno dato qualche migliaia di V-Bucks. Tipo, una volta me ne davano 1000, un'altra volta 2000, un'altra volta 1500. Cioè, loggavo e mi davano, mi avevano fatto tanti di quei regali la Epic. Tipo, tieni, tieni, mi avevano dato tipo una roba come 5-6000 V-Bucks in tipo in un mesetto. Ma non farmando missioni, proprio me li regalavano a me per tipo regali perché ero un acquirente o cose così. Ma ti parlo di tanti anni fa. Così era cazzo. Sì, mi regalavano, veramente facevano regali a cazzo di cane tempo fa. Eh sì, perché forse era appena uscito. Sì sì, no, era appena uscito, io l'ho comprato subito appena uscito. Anch'io, anch'io, io gioco da Season 1 ma soltanto che salvo il mondo non l'ho preso io. Cos'era quel con Atto? Sì, anche l'ho preso, non sono anche preso. Io so, per il mondo l'ho preso una volta perché ci giocavano due miei amici e basta. Vogliamo andare lì dove dice sto qua? Ma perché andiamo andare là per forza? Boh. Ma perché Ghost va dall'altra parte? Ah minchia, non avevo visto, cazzo. Scendiamo qua. Ah, cittadella, va bene, cittadella. Allora, quanti punti ha adesso? 1800, dai. Chi è? Chi è? E Ninja. Buono. Cosa? Fantasmini un po' più buono. Ah, IGP. No. Sai che stavo pensando oggi a... Ho tre biglietti in più. Regà, stavo pensando di fare una cosa oggi. Tipo oggi ho aperto TikTok e ho visto uno che... Una live di uno che praticamente comprava, sai, le gift card, le ricariche, sì, di Roblox e quant'altro. Sì, sì. E tipo lui le apriva in live. Sì. Sì, è il più veloce che riusciva a scrivere il codice si teneva la roba, insomma. Lo so, io lo ho so. Pensato. Sai cosa potrei fare? Ma ah, proprio quello. No. Perché dopo con quello ti seguono 10.000 persone. Sai cosa pensavo? Sai cosa pensavo? Ma perché siamo scesi qua? Comunque no, dicevo. Allora, ci sono i punti canale, quelli che su Twitch potete riscattarci le varie cose, come ci chiama modalità di gioco, eccetera, eccetera. E invece su Stream Elements. Ma sto cazzo il martello! Porca madonna! Oh. No, esattamente. Pensa che mi ha one shotato a me quello lì col martello. Cioè sono atterrato. Come ho messo i piedi per terra, ma letteralmente one shotato, mi ha fatto 150 danni. King. Porco di azze. Ouch. No. Comunque, stavo pensando a quest'idea. I punti di Stream Elements, quelli che adesso voi ci comprate i ticket, rinominarli e chiamarli, diciamo, punti fedeltà, ok? Nell'acquisizione di questi GP, che poi li chiamo punti fedeltà, far sì che non li si ottengono più guardando la live, quindi far sì che tipo guardando la live ne ottieni 0 ogni tot minuti, quindi disattivarli, e diciamo impostarli soltanto per quanto riguarda donazioni, tip e altro. Quindi sono, cioè, trasformarli in punti che tu ottieni soltanto se doni, se ti abboni, se feste cose qua, insomma, se sganci i soldi in qualche modo.
E uno questi punti fedeltà li può spendere per i giveaway. E tipo io magari che ne so faccio, regà, comprate i ticket, ogni 100 ticket venduti il prossimo giveaway aumenta di 5 euro. Esempio, magari facciamo il giveaway di Roblox, ok? Vendo 100 ticket, ricarica da 5 euro in live e faccio estrazione. Vendo 200 ticket, facciamo 10 euro, capito? Insomma, è come dire che ognuno, che ne so, ognuno che ne butta 5 centesimi, per dire, e su, che ne so, 100 persone che... Un bit costa un po' di più di 5 centesimi. No, sì, vabbè, però per dire, magari, che ne so, uno fa una donazione a 2 euro, uno fa un po' di bit, uno fa qualcos'altro, insomma, è un po' come dire, magari, 1000 persone donano un centesimo e una di quelle 1000 persone ha la probabilità di vincere 10 euro, capito? A nessuno costa niente, però... Aiutato. Capito? Un po' la roba è questa. Ci stavo pensando su questa meccanica, non sarebbe poi così malaccio, nel senso, chiunque dona, chiunque fa i tip, chiunque fa le sub, quant'altro tiene questi punti. E con questi punti può provare a vincere. Ma dopo, non so, tanta gente magari non riesce a salvarsi. Sì, vabbè, è anche una cosa ovviamente che se è un'idea per quando magari uno diventa anche più grande come streamer, c'è anche più views e quant'altro, magari c'ha 20-30 persone che donano un euro, per dire, una di quelle 30 persone magari si vince i 20 euro di ricarica su Fortnite, che cazzo ne so, capito cosa intendo? Non sarebbe nemmeno brutta come idea, penso. Allora, facciamo reload e... boh. Non questa, ragazzi. Martello e coso leggendario, raga. Ah, questo non è male, questo lo prendo. Avete dei scidini? Ma quello più lungo, sì. Tu ce l'hai più lungo? Ma, sì. Ma che davvero sembra più lungo, guarda. Aspetta. E porco di Yaz. L'ho ucciso. Un po' aggressivo, ragazzo. Esattamente. Bene, andiamo, va. Dove? Tu. Che cazzo? Oh, oh! Che esplode! Comunque. Oh, chi è che sta esplodendo? Arca legge, fuoco. Vediamo se sono per i live gli altri. Un altro arco focato. Mi è venuto in mente ora. Ma gli altri? Dove sono? Eccolo qua. Non penso che ci sia, però. Invece Leti si è proprio andata, vero? Ma perché mi aprono ste cazzo di cose? A chi? Andiamo di vita anche lei se vuole. Niente, perché c'è un master mouse che mi sclicca. A proposito, dovrei. So, porco di. Dovrei muovermi. No,
Dai, su però. Vabbè. Hai bisogno, Ghosto? Ma me l'hai stillato, vaffanculo. Guidami. No, sta arrivando da voi. Ma me l'hai stillato? Fatto? Non l'ha stillato, va bene. Era lì, minchia, l'ho sparato, no? Andiamo, King. Dammi una mano, dammi una mano. Ok, l'ho ripristinato. Dammi una mano, dammi una mano. Dove? Dai, su, regà, sto morendo. Ah. Oh, qui! Vaffanculo, porca di madonna. Con tutta la gente, vabbè, vaffanculo. Che... vabbè. Dio, ne... con un pompa tra un po' mi prende da 40 metri. Va bene, va bene, va bene. Non so se era un pompa o un assalto. Dal sound mi sembrava un fucile a pompa, vabbè. Fatto sta che io tiro 400 martellate, niente. La gente come cazzo fa a one shotarmi col martello? Cioè... no, ma allora, a me gira il cazzo, perché adesso, Dio cane. No, allora, io prima sono atterrato in sta cazzo di partita. Come sono atterrato col deltaplano? Dai, non sto scherzando, ho messo i piedi per terra. Ecco, sta a vedere, eh. Dio cane. Allora, ho appoggiato i piedi per terra, tempo 2 secondi, martellata, one shotato. Ma 100 di vita e 50 di scudo energetico, 150. Un colpo one shot. A terra. Io tiro 4 martellate a uno, non scende per terra. Com'è sta cosa? Scusami, qualcuno me la spiega, perché o sono... dipende o come sono lo hitti. Dipende come lo hitti. Cioè, ti do una martellata sui denti e vabbè. Se lo colpisci bene in testa fa 125, se lo colpisci di lato fa 75. Io ci vado davanti, ci do una martellata, lo faccio volare a fanculo, niente. La gente invece mi tira un colpo, one shot, va bene, cioè. Stanno cominciando a girare i coglioni sta cosa, eh. Che va bene finché faccio schifo a giocare, sono un nabbo, smiro la gente, e va bene. Ma che la gente mi one shot, io non one shot la gente, mi cominciano a far girare i coglioni, eh. Non entrano i colpi. Come quello là, Costa, quello che ci stava sparando. Ha sparato stanza da me, no. Ho preferito finirti che uccidere me, va bene. Ah, mi avevo tu sei live. Eh? Niente, stavo per dire una cosa per del live. Non so se l'ha capita te cosa mi stava per uscire. Sì, sì, anch'io un po'. Un po' una bella parola. Cioè, riferita alla persona. Oh, c'è uno qua. Detta comunque con tutto il cuore, quella parolina. Niente, non scoppia. Ce n'è uno da me, ma non sto capendo. Vaffanculo, va. Morto uno. Oh,
altri due. No, oggi. Se questi mi beccano. Dove cazzo siete voi? Mi stanno continuando a sparare, mi stanno facendo abbastanza danni. Sì, vabbè, ragazzi, mi hanno accettato bene. C'è uno che ha l'aimbot. Uno? C'è quello, ce n'era uno lì che l'ho one shottato, ma... La voce? Mi entra, entra in colpi. Non voglio entrare. No, niente, vabbè. Mi serviva anche a me. Vale, fatto. Devi finire il compagno, cioè devi finire la persona che è a terra, sennò non muori. No, la spada, mi ha attaccato la spada. Penso di... Costa una mano. Ah, secondo. Dove cazzo è il coso qua? Così proprio. Ti rendi conto che questa è la mia seconda vittoria sul capitolo 4? Io vado. Vai? Eh sì. Va bene, dai. Alla prossima. Quanti punti hai? Oh, Ghost, spara un attimo, spara un attimo. Devo vedere quanti punti ci ho. No, ma io ci sto ancora, Ede. Ah, vai, buono, buono. Tu quanti punti hai, Simo? $400 GP, azz. Altri 20 minuti ti puoi piare un ticket. Cos'è questa vinta una partita a squadre? Dove... Ma come? Tanto stacco. Stacco la live. Ma l'ho già vinta. Dice che ho fatto la mia prima vittoria, vabbè. No, l'ho fatto insieme, ti ricordi? L'altro giorno. Sì. Mi dice adesso che ho fatto la mia prima vittoria, ma vaffanculo, va coglione. Vabbè. E dicevi, Simo? Hai avuto l'ombrellino? Ti ho spuntato l'ombrellino? No? Vabbè, io vado. Bella va bene, dai, ciao ciao.
Ah, è il lobby questa. No, vaffanculo. Appena iniziato, vero? Ah no, chi è sto qua? Il Kim invece nel lancia. Fai un po' entrare sto Kim, va, che vedere come gioca almeno, se può. Cioè, Kim, se hai capito chi è? Sì, quello di da chi coso là, come cazzo si chiama? Sì, quello delle armi. Eh? Quello delle armi là, là. Sì, quello della play. Ah. Solo che adesso non c'è offline, cioè è assente. No, il giocare non gioca affatto male, sì. Comunque, niente. Sarebbe uno più uno forte. Leti non vuole venire. Oh, ma non vuole più giocare con noi. Kim, 1v1 su Fortnite. Cosa dai, Ghost? Eh? Gli dico, quello che t'ha scammato ti vuole. Vuole fare un 1v1 con te. Vabbè, magari se arriva più tardi, ma non credo, eh. Ma se arriva 1v1, minchia. Io me ne vado, allora gli lascio fare l'1v1 poi. Mica, guarda Letti che non viene più, va. Sta venduta. Ma dimmi una cosa, Simo, c'è Nabbo in live, è vero? Perché cazzo è sto Nabbo che è uscito così dal nulla? Ho cominciato a sentire poco tempo fa, cos'è, da qualche giorno. Minchia, c'ho un naso tappato pazzesco, raga. Oggi è proprio una giornata di merda. Mi sono alzato con tosse, mal di gola, ha diluviato il mondo da me. Comunque ci sono certi che usano l'aimbot, ma aimbot veramente puro, eh. Ma tu dici che se mi scarico l'aimbot non mi bannano? No, ti bannano, fidati. Sì, ma ha detto di no. No, ti bannano, fidati. Cioè, almeno, se trovi quel bimbo minchia che ti segnala. Vabbè, mannaggia. Poi nel senso, potresti anche provare, però... No. Io ti consiglio di no, anche perché comunque c'hai... Regà, facciamo le prediction, secondo voi vinciamo o perdiamo? No, vediamo sta cittadella del cazzo. Porco no, Dio. Dai, che sto almeno scommettiti non ti va, così sì. Prediction, raga, scommessino alla bet, andate in live, scommettete, vinceremo o perderemo questa partita, sì o no, avete 5 minuti di tempo per votare da adesso. Tu sganciate i punti canale, ragazzi, non punti di Stream Elements, quindi potete spenderli anche tutti se volete. Se non volete piarvi il VIP permanente. Comunque, scommettete sull'esito della partita. Se vincete la scommessa, vincete punti. A vedere che io muoio subito, sì, non lo sento già. È il momento di preparare le bestemmie. Oh, ma le cure? Dove cazzo stai te? Qua sotto? Come cazzo? Ah! Stilm, minchia, avevo letto Stalin, porco due. Porca troia. Da chi è questo? Aiuto. No. Minchia, 100, ma vai. Mi piace. Oh, fammi salire. Madre,
Sì, ti possono bannare, ma non sono ma sono molto lenti a bannare. Non hai avviato il pronostico. Come no? Sì che l'ho avviato. Sì, guarda sopra la chat, se non ti compare riavvia la live. Già passati i minuti, Cioè questo se vuoi. Porca madre. Sì. Bella questa. Allora andiamo. Andiamo, andiamo. Che cosa che abbiamo? Allora, lo vedi il pronostico, Simo? Anche voi, regà? Che altro c'è che sta guardando la live? No, io anche non lo vedo. Vedi la live e riaprila, se no. Ah, ok, adesso sì. Vai, punto tutto ci sì. Oh, bene. Dammi il martello, eccolo qua. Bene. Cazzo sto facendo? Aspetta, qua. Esploratori, niente, questo fatto, no? Ma li ho puntati almeno, non so ma se li ho puntati, non boh. Allora, qua vedo 2000 punti sul no e 430 sul sì. Ok, in teoria dovrei averli puntati. Gioca partite, niente. Lancia regali nelle feste, no. Questo non ha rifugio confortevole ogni giorno. Potessi trovare una fetta di pizza. E che cazzo mi significa? C'è qua, lancio uno scudone. Siamo questa, dai. Anzi, no, scherzavo. Ma guarda! Sì, vabbè. Sì, va bene. Sì, vabbè. Cazzo di martello, va. Cioè, io, guarda, io tiro i colpi in pieno alla gente, niente. La gente mi tira le martellate e mi fa almeno 150 danni. Così. 100, 150, insomma, mi fa delle cricche che le sento di brutto. Ma altro un botte o cosa? Oh, non lo so, guarda, mi puoi venire... Ah, no. Ma ha fatto col che martello, ma ha fatto. Ma porca troia, man. Ma non c'è più il bug che puoi restare due contemporaneamente? No. Cazzo. Comunque all'altro va male dei punti, All'altro? Non ho capito, va male. Gli va male dei punti. Ah, perché tu hai puntato sul no?
No, no, ho puntato su Silvio. Beh, insomma, va male. Di te che sei molto fiducioso. Simo ha puntato due... Simo, sto cazzo di martello, hai puntato te 2000 punti sul sì. Guarda come mi becca. No, non mi ha beccato. Va bene, guarda, dai. Ma va. Madonna. Pronto? Va bene, ok, ciao. La chiamata del signore è arrivata giusto in tempo. Porco di Dio. Dai, ma c'è... Che cazzo di gente, guarda. Sta parendo questo. Sì, no, mi fa incazzare. Troppa gente che... Dai, che cazzo di Miran. C'è un po' di realismo, voglio dire. Cioè, chiaramente. No, un minimo di realismo in più, voglio dire. Cioè, tu spari una persona, ok? Se quella vedi che ti fa le cose, si abbassa, salta, ti corre in laterale o altro, è ovvio che minchia. Qualche colpo l'ho messo, ok? Cioè, se fossimo nella realtà, o penso anche in un COD o qualcosa, un minimo di... Dai, gli manchi qualche colpo, no? Cioè, su Fortnite veramente, qua c'è tra aimbot e altro, cioè, dai. Tu qua salti col martello, normalmente, minchia, uno che salta con sto cazzo di martello, veramente... Col cazzo che ti vola lì, minchia, a parabola. Col cazzo che lo becchi. Invece qua no, minchia. Vabbè, io dovrei andare comunque. Oh, bella Ghost. Finisco sto game, tanto capirei quanto ci metto a finirlo, va. Guarda che usano le aimbot, va. Ah no, aspetta. Ah no, che no, Simo non è più... Con me, ok. Posso dirlo, giusto? Non c'è più nessuno oltre me in live. Tanto io mi muto quando dico queste cose. A meno che qualcuno non mi legge il labiale. Vabbè. Io sono qua da solo, ma che cazzo... Ma mannaggia, ma no. Facciamo così, va. A vedere. Porco di Dio. Anche questo si mirava veramente da fare schifo, eh. Io come non ho mai smirato così tanto in vita mia. Dico solo questo.
Allora, apriamoci questo qua, dai, il ceppo, l'assalto, pistola, boh. Ma sì, dai. Ci sono io, non ti abbandono mai. Va bene, grazie Simo. Ma un bacione. Ah, facciamo un finto tryharding, dai, fino alla fine. Sono rimasti in 16. Ah, ma minchia, ma gli altri? Ma regà, ma. Ma sono rimasto da solo. Ora, voi spiegatemi com'è possibile farmi fuori così, da quella distanza, con un fucile a pompa. Datemi una spiegazione logica. Ho visto male io o quello che mi ha lasciato col pompa era quello dietro l'albero, a tipo 30 metri di distanza, eh? Ne avevo uno dietro? Oh. Vabbè. Comunque, raga, io vi ringrazio della compagnia, noi ci becchiamo ad una prossima live. Domani però penso che vado un po' in live su LoL o in live su Overwatch 2. Vedo un attimo. Uno alle tue spalle che... e ti ha ucciso. Non l'ho visto. Perché ho visto che ce n'avevo uno dritto davanti a me dietro l'albero e uno più a destra che mi stava sparando, ma con un assalto, se non sbaglio. I punti del pronostico è vero, scusami. Facciamo lì il prediction, qua dov'è? Il risultato, hai vinto 400 punti. 450. Ok, 4, no, 450 sono i GP, no, che cazzo dico, no, hai vinto 430 punti, sì, di Ninja Ligure. Boh, dicevo, raga, grazie mille della compagnia, noi ci becchiamo domani con un'altra live, vi ricordo, punto esclamativo Discord per entrare nel mio server Discord, sotto la live trovate tutti i link ai miei vari social, e vi ricordo di seguirmi soprattutto su Twitch, o su TikTok, oltre che Twitch, per partecipare soprattutto anche al giveaway di Natale, che si terrà fra pochi giorni. Boh, a domani, regà. Ciao ciao.